Video struccaggio, vi faccio vedere in azione il Non ti scordare di me di Lush. Vi ho già detto che non è male, ne basta poco, puzza da morire. Signor Lush, vediamo di rimediare un bocco, eh? E uso il pannetto in microfibra, che insomma è sporco, devo lavarlo in lavatrice, non ce n'ho voglia. Allora, cioè, non ce l'ho voglia, sta settimana non ce l'avevo voglia. Lo laverò domani, magari. Prelevo poco poco prodotto. Ok, e iniziamo. Allora, non vi spaventate se divento un panda, ma è normale. Ok, lo applicate un po' così. Poco poco. E iniziate a lavorare. Cioè, non dà fastidio, eh. È molto, cioè, scioglie tutto. L'unica cosa è proprio la puzza di questo. È diventato un panda per te, sostanzialmente, ma insomma, ma toglie veramente tutto. È buono, ma dovete avere voglia e tempo, soprattutto voglia e tempo. Alla sera non è rapido come uno struccante bifasico. Cioè, mi sono fatta male, ma sì, sono rimbambita, mi sono messa l'ho sudito nell'occhio. Vabbè, il pandino, iniziamo anche da sto pandino di qua. E niente, no, non è male. Cioè, proprio piano piano sentite proprio che tutto il mascara se ne va. Scusate, ma mi sono ficcata il dito nell'occhio e mi sono fatta male. Vabbè, continuiamo con l'altro occhio, va? Cambiamo anche il dito. Quindi io proprio passo bene 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 il dito all'attaccatura delle ciglia. Ok, e dovete proprio sentire che si scioglie il mascara un po' per chi ce l'ha, un po' come quello della Clinique, poi non lo so, il burro, sa il cavolo cosa. E niente, io sembro Batman con questa mascheretta, però non volevo farvi vedere in azione questo. Vedete, cioè, tutto questo è praticamente mascara che si è sciolto tutto. Nel frattempo apro l'acqua calda, mi sciacquo un pochino le mani perché volevo anche farvi vedere sul viso come veniva, tanto mi pulisco col panno in microfibra. Prelevo ancora un po' di prodotto poco poco e vado a struccare quello che è il viso. Anche qua movimenti circolari per togliere praticamente tutto il trucco. Insomma, sostanzialmente va a sciogliere tutto il trucco che avete messo. Io oggi ho messo, che ho messo oggi? BB Cream della Avon, che non mi piace più. Perché avendo scoperto la nuova BB Cream, la Yves Rocher, che avevo detto qualche secolo fa, qualche video fa, ma stiamo parlando di uno dei primi video dei prodotti finiti. E niente. Allora, io adesso col pannetto in microfibra, metto un attimo in pausa, prendo il pannetto in microfibra, lo lavo, cioè lo inumidisco e vi faccio vedere, arrivo subito. Qua col panno bagnato e quindi poi tolgo tutto, vedete? È l'unico modo di togliere la cera che c'è sul viso, perché sostanzialmente è una cera questo struccante. Quindi adesso non mi ricordo gli ingredienti.
Olio di mandorle dolci, acqua di rosa, cera d'api, miele, estratto di iris fresco, glicerina vegetale, essenza soluta di rosa. Insomma, cera d'api sostanzialmente. Quindi per cui se non avete, secondo me, un pa... Loro dicono di toglierlo con un batuffolo di cotone. Per me il batuffolo di cotone non funziona. Quindi preferisco usare il panno in microfibra e... Insomma, secondo me rimuove tutto la cera, perché sennò con un panno, con un dischetto di cotone, a mio avviso non viene, insomma, sostanzialmente non viene niente. Rimane il viso appiccicoso se non passate un panno in microfibra. Quante volte l'ho detto panno in microfibra, panno in microfibra? Un attimo vicino allo specchio, un secondo, che in lontananza non si vede nulla. Ecco, passo un po' il pannetto qua. Passo qua. Secondo me un panno in microfibra è fantastico. Infatti, il panno in microfibra si riduce così sostanzialmente. A lavare. E niente ragazzi, io adesso mi sciacquo il viso con un detergente, metto la mia crema notte, notte e giorno per me è uguale, non fa distinzione, strucca benissimo, vi lascia la pelle morbida, gli occhi sono completamente struccati, vedete? Il mascara è completamente struccato, è veramente fantastico, bisogna avere tempo, voglia di farlo. Io mi trovo meglio con un bifasico e vado veloce. Oggettivamente questo rapporto inci è molto 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 buono. Rimane sempre il fatto che, e poi vabbè, a parte che vi dura tantissimo, perché comunque sono, cioè, ma veramente, ne va veramente poco poco poco. Di solito se avete un trucco più leggero, molto meno sugli occhi. E non so quanti ml è questo. Ogni tanto non c'è dato sapere, 45 grammi e dura tipo, costa 10 11 euro. Dovete abituarvi alla puzza, la puzza è immensa, però l'unica cosa, a onor del vero, la puzza non rimane sul viso, il che è un passo avanti. Niente, io vado a sciacquarmi il viso e a farne il resto. Mando un bacione al prossimo video, ciao.